Il 16 novembre del 1921 nasce a Castel Bolognese Edmondo Fabbri, per tutti più semplicemente e affettuosamente Mondino. Tuttavia Fabbri, suo malgrado, è passato alla storia per aver guidato gli azzurri nella clamorosa sconfitta subita contro la Corea ai mondiali inglesi del 1966. Edmondo Fabbri iniziò la carriera di allenatore nel 1957 alla guida del Mantova in Serie D e in 4 anni portò i virgiliani nella massima categoria, vincendo nel 1962 il Seminatore d'Oro. Nello stesso anno ottenne l'incarico di commissario tecnico della nazionale italiana, quando il presidente federale Pasquale lo aveva scelto, a furor di popolo, per rifondare la nazionale sulle macerie della sciagurata spedizione cilena del 62. L'allenatore romagnolo inizia l'avventura azzurra nel migliore dei modi, con una vittoria in trasferta contro l'Austria, attesa da 35 anni, poi altri 4 successi, compreso un 3-0 rifilato al Brasile di Pelé, ma non c'entrò la qualificazione alla fase finale dell'Europeo del 1964. C'entrò invece la qualificazione 2 anni dopo ai mondiali inglesi, mondiali nei quali, dopo una vittoria iniziale contro il Cile, arrivarono 2 sconfitte, tra cui quella, tristemente celebre, subita proprio contro la Corea del Nord per 1-0 e che segnò la fine dell'era Fabbri in nazionale.